Il dissesto del Comune di Taranto, un caso emblematico che ha portato Mario Turco ad elaborare un testo su questo tema presentato ieri in Camera di Commercio. La città intera paga da 11 anni gli effetti devastanti di questo tsunami economico che porta ancora uno strascico debitorio consistente e che ha contribuito ad affossare l'economia del territorio. La cattiva notizia emersa dal convegno di ieri è che se la nuova amministrazione comunale non saprà attuare velocemente politiche strategiche idonee, l'ente civico potrebbe addirittura dichiarare il dissesto bis. Noi dal 2013 che in tutte le giornate dell'economia diamo gli avanzamenti e parliamo della situazione del dissesto di Taranto, che è quell'evento traumatico, noi l'abbiamo chiamato uno tsunami che ha colpito questo territorio, l'economia di questo territorio, producendo tanti danni. Sappiamo perché se ne è parlato ormai nel 2006 per tanto tempo, di come si è arrivato al dissesto, per quale motivo fu scelta all'epoca adottata la procedura semplificata. Però poi, va bene, negli ultimi 10 anni si è parlato di gestione del dissesto. Il dissesto finanziario del Comune di Taranto è diventato un caso emblematico, perché a distanza di 11 anni ancora la procedura semplificata non è chiusa. Abbiamo una debitoria ancora in essere di oltre 400 milioni ante 2006, ci sono tutta una serie di criticità gestionali che impediscono di prevedere la chiusura del dissesto. Il dissesto finanziario del Comune di Taranto è diventato un caso emblematico anche per la massa debitoria accertata in sede di dissesto. Questa massa debitoria è circa di 1 miliardo di euro. Di questa massa una buona parte è stata estinta, però tant'altra ancora è in essere. E le prospettive di chiusura non sono imminenti. L'attuale amministrazione comunale ha il duro compito forse di mettere in agenda come cercare di risolvere il problema della debitoria ante 2006. In quanto questa debitoria andrà a incidere in maniera rilevante sulle politiche amministrative della nuova amministrazione comunale, in quanto fino a quando il dissesto non è chiuso e quindi fino a quando la debitoria non è stata estinta, tutti gli avanzi di amministrazione che vengono a realizzarsi a seguito dell'innalzamento della pressione fiscale, per legge, questi avanzi di amministrazione non vincolati devono essere destinati al risanamento, e questo produce un rallentamento della macchina di investimento, quale è quella del Comune, quale che dovrebbe essere il Comune. Se non vengono attuate delle politiche strategiche giuste e tempestive, il rischio di un secondo dissesto è un rischio, diciamo, plausibile. Il dissesto cosiddetto bis, o il dissesto nel dissesto, è una possibilità che potrebbe anche essere assunta con delle nuove procedure di liquidazione che nel frattempo sono state anche introdotte dal legislatore.